Ciao a tutti, io e Piccettino siamo andati in libreria e abbiamo trovato il numero 2 dei Racconti di Domani. Che cos'è i Racconti di Domani? È la nuova serie inedita di Tiziano Sclavi. Sì, c'è il marchettino di Landog, ma non è propriamente di Landog. Questo è il secondo volume. Allora, partiamo dalle note tecniche. 66 pagine a colori in grande formato. Prezzo di copertina 19 euro, reperibilità fumetteria, libreria Bonelli Point, fisico a Milano via Marghera, oppure store internet, quindi acquisto online. E che cos'è esattamente? Beh, partiamo a parlare un po' della copertina. Copertina e disegni sono a carico di Nicola Mari, con i colori di Giovanna Niro. Partiamo subito, questa copertina è molto semplice, molto classica, quasi spartana. Nero. Nero di base con questo piccolo ovale contenente un disegno. Siccome il titolo di questo secondo volume è Dalla morte e del cielo, si mette il cielo e l'UFO. Ok? È tutto collegato, diciamo. È molto carino perché qui è tutto ruvido, qua invece è liscio, è luccicante, ok? È molto bella da vedere, quell'effetto non si vede ma è figo. E dà quasi l'idea come se noi stessimo guardando attraverso un oblò. Mi piace, è una copertina molto semplice che dà il giusto spazio al titolo, agli autori ovviamente, e anche al marchio di Landog, che è diciamo sbrilluccicoso, lo vedete, esattamente lucido, esattamente come questa parte, mentre tutto il resto è ruvido. Quindi è una copertina molto particolare, è una copertina che rispecchia un po' di questa idea di semplicità mista a qualcosa di particolare. Qui abbiamo, ripeto, questa visione, questa specie di cameo, se volete, come se fosse un oblò, che stessimo guardando fuori, fossimo su un aereo e guardiamo fuori o una finestra rotonda e vediamo cielo e questo UFO. Quindi è semplice, immediato, d'impatto. Vorrei parlarvi dei redazionali, ma purtroppo questa collana non porta alcun tipo di redazionale o alcun tipo di extra. Cioè, aprite e entrate dopo un indice che vi spiega i titoli delle storie, una ripetizione di ciò che vediamo già scritto in copertina, una parte in cui, vabbè, vediamo le classiche informazioni tecniche di chi ha disegnato e chi ha scritto, basta, non c'è altro. Arrivati in fondo, finite la storia e non c'è altro. Allora, onestamente, questa cosa mi dà fastidio. Cioè, ne esce male questo albo così. C'è la possibilità di mettere gli extra, c'è la possibilità, secondo me, di dare un piccolo valore aggiunto, perché comunque, ripeto, 19 euro non è un prezzo basso, è un prezzo molto, molto alto. E messo in una libreria, in una Feltrinelli, una Mondadori, una Giunti, insomma, onestamente, non è che sfigura, però preso in mano e sfogliato, guardando quello che c'è intorno, ma allo stesso modo guardando le altre pubblicazioni Bonelli, manca qualcosa. Manca quella piccola cura, quel piccolo dettaglio che ci farebbe spendere più volentieri questi soldi. Cioè, mettere in fondo un minimo di sceneggiatura, qualche pagina con la sceneggiatura, qualche whip delle tavole, magari in bianco e nero, le matite, mettere un minimo di intervista, far scrivere magari un minimo di introduzione, tanto Tiziano Sclavi le sta scrivendo, l'ultima l'ha scritta sulla biografia di DTSS che è uscita poco tempo fa. Quindi far mettere due righe di accompagnamento, fare un pacchetto un po' più completo della semplice storia, secondo me gioverebbe a questa pubblicazione, che così risulta sì ottima per noi fan di Sclavi, ma eccessivamente scarna all'occhio di tutti, cioè si vede, è scarna, cioè poca ciccia per 19 euro. Per quanto il fan di Sclavi, come io sono, sarà contento della lettura. Quindi luci e ombre sul prezzo piuttosto alto. Quindi vorrei parlarvi di redazionali, ma in realtà non ce ne sono, quindi ci limitiamo a fermarci qui. Ora vediamo però il contenuto, quindi quello che effettivamente ci danno. Cominciamo. Il
contenuto di questo volume sono i disegni di Nicola Mari. Sono disegni molto più cupi del Cavenago precedente. Sono disegni molto più, più scuri, più squadrati, più in un certo senso mi verrebbe quasi da dire più statici, più ingessati, più bloccati, più sì, cioè più reali, ecco, non so come spiegarmi rispetto a Cavenago. Quindi qui abbiamo dei disegni che sono di altissimo livello, coadiuvati dal colore di Giovanna Niro, che è impressionante, guardate anche tutti i dettagli. E i disegni la fanno molto da padrone, guardate, il realismo e la follia contemporaneamente, cioè è qualcosa di molto bello. Sono molto più cupi, ecco, c'è un'oscurità di fondo, c'è un qualcosa che ti porta avanti, ecco, come se il leitmotiv della morte, del cielo, dell'andare verso il cielo, poi questo ve lo spiegherò meglio in fase di storia, vengono proprio ben rappresentati. I personaggi hanno disagi, problematiche, incubi e storie da raccontare, anche se magari non te le raccontano direttamente. I disegni portano avanti tutto questo. Faccio vedere queste cose spettacolari. Voglio farvi vedere per me il simbolo un po' di tutto questo, che è questa vignetta qua, questa tavola qua. Per me è un po' il simbolo di questo albo. E tutto è molto reale, questa è fantastica, ma molto ma allo stesso tempo molto trasognato, ecco. Le vignette sono belle, cioè Nicola Mari normalmente a me piace in bianco e nero, no? Bello graffiato. Qua però colorato in questo modo, con questa cupezza di fondo, con questo sì, questo quasi rallentamento nelle azioni, come se tutto fosse un po' fermo. Tutto fosse un po' a fotogramma, non so come spiegarlo. Beh, questa cazzo, ragazzi, sembra veramente la mitica scena di, come si chiama, di Alberto Sordi. Quindi è tutto molto però quasi retro, quasi old style, mi piace. Ha uno stile di disegno Nicola Mari che è magnifico, con Dylan si sposa molto bene. E in questi racconti, secondo me, ha dato il taglio, l'impostazione giusta al suo tratto, per essere il completamento di ciò, la raffigurazione di ciò che Sclavi ha scritto su carta. Quindi un ottimo lavoro. Decisamente diverso, ripeto, rispetto al numero uno, il taglio e l'affrontare la situazione. Quindi mi ha molto convinto, ecco, notevole. A corollario di tutto, ripeto, come ho detto prima, i colori di Giovanna Niro, che si sposano bene sia col buio, con l'incubo, con la situazione drammatica, con la quasi normalità, volendo vedere. Cioè, sono proprio belli. È uno sposalizio funzionale e l'albo funziona bene. A parte grafica, direi che siamo a posto. Mi piace molto. Impostazione perfetta. Diciamo che l'occhio, quando l'ha aperto e quando se l'è guardato, non ha sentito quel retrogusto di minchia, però 19 euro. No, assolutamente. È andata via liscia durante la lettura. È stato veramente bello. So che è brutto ridurre un po' il discorso di soldi, però alla fine è un po' una base, no? Si parte da lì, ho cacciato dei soldi, ho un prodotto. Ecco, lo sfoglio e il guardare queste tavole non mi ha fatto pensare alla cifra che ho speso, ma anzi mi sono goduto vignetta per vignetta, davvero. I miei complimenti, si sposa tutto alla perfezione. Quindi, a livello grafico, i miei complimenti a Nicola Mari e a Giovanna Niro, davvero alla grande. Allora ragazzi, beh, parlare di Tiziano Sclavi è sempre difficile. Parlare di un'opera inedita di Tiziano Sclavi è ancora più difficile. Parlare di un'opera inedita di Tiziano Sclavi che coinvolge pure Dylan Dog è estremamente difficile. Quindi qui abbiamo un qualcosa di molto difficile. Allora, Dylan, come nel numero precedente dei racconti del domani, è un tramite, è un po' come a sua insaputa quel Totten Tats di qualche decennio fa, ovvero Dylan ha questo libro tra le mani che compare e ci racconta delle storie, e Dylan queste storie le vive, ve le faccio vedere come le vive Dylan,
Mentre dorme, sognandole con questo personaggio che è reale, non lo è, non lo sappiamo, è lì intorno a lui. E Dina sta dormendo e mentre dorme fa questi sogni. Sono sogni di storie, di persone che vanno verso la morte, quindi da qui il titolo della morte, e vanno verso il cielo. Alcuni non è che ci vanno, alcuni ci arrivano dal cielo con gli extraterrestri, gli UFO, altri ci vanno più o meno metaforicamente trapassando verso la morte. Cioè la morte è un po' il leitmotiv di tutto questo. La morte è il viaggio verso il cielo, verso dietro questo mistero. Ecco, questo è un po', diciamo, lo sfondo, il colorario, il trade union di tutte le storie. Alcune sono più semplici da seguire, altre sono più realistiche, reali, non saprei come definirle. La prima è magnifica, intanto vi leggo i titoli. Beh, Dalla morte del cielo è il titolo di tutto. Poi abbiamo Come venne l'amore per il professor Tristezza, Gli ultimi 5 secondi, Lo straniero, Il mostro e L'arrivo. È un po' un'escalation nello spostarsi verso sempre di più al concetto di UFO, ok? Io confesso che è uno Sclavi che mi ha stupito, perché ha ritoccato e ha messo in moto storie fondamentalmente molto semplici, come esattamente nel precedente numero ha ritoccato corde che conosce. La prima, quella del professor Tristezza, è fondamentalmente una storia di una persona che ha una vita, che racconta la sua vita, ma è un racconto di una vita povera, misera, in cui c'è uno sfioro di amore, ma passa e va, ed è proprio quello che porta verso la morte. È una cosa molto particolare ed è molto toccante, e nelle sue poche pagine racconta tutto quello che deve raccontare. Non ci sono punti di vuoto o pezzettini che ti lasciano l'amaro in bocca. Gli ultimi 5 secondi è un concetto molto, molto particolare, si fonda più sulle immagini di Nicola Mari che sui dialoghi brillanti alla Sclavi, ma c'è il tocco sclaviano in tutto ed è una storia molto particolare anche questa. Questa porta il concetto di morte e di vivere gli ultimi istanti. Lo straniero è il primo accenno a qualcosa che viene dal cielo. Il mostro è una questione classica in Sclavi, quindi rapporto figli, genitori, problematiche, enfatizzata al mille per mille, che ti porta effettivamente la prima cosa più dilandoghiana che vediamo qua dentro. In effetti per me è molto dilandoghiano quello che leggo lì. L'arrivo è una cosa grottesca, quasi commedia, proprio sul discorso degli UFO. È tutto questo insieme che fa capire quanto Sclavi, pur scrivendo relativamente poco, sia un genio. Cioè, la genialità sta proprio in queste piccole pennellate. Sì, è molto scarna, cioè, secondo me c'è materiale per fare molto di più. Non so se Tiziano Sclavi si sta un po' trattenendo, sta facendo questi piccoli semini per poi tornare in futuro, spero breve, con qualcosa di molto più ampio. Tutto quello che ha scritto qui è un po' i classici sclaviani rivisti in piccole pillole, ma perfetti da leggere. Cioè, un fan di Tiziano Sclavi, un fan di Dylan Dog, anche se Dylan è una presenza sullo sfondo, non possono non essere contenti di quello che leggono qui. Ok, è molto poco a livello formale, poche pagine, pochi dialoghi, molte sensazioni. C'è Sclavi, qui dentro c'è Tiziano Sclavi. È lo Sclavi migliore? Secondo me no, perché lo Sclavi migliore è lo Sclavi che fa i giochi di parole, che presenta situazioni horror, commedia, ma anche disperata per certi versi. Qui abbiamo come dei piccoli accenni, delle piccole pennellate che lasciano intravedere la grandezza di Tiziano Sclavi, ma magari non la portano, secondo me, a far capire al neofita chi è davvero Tiziano Sclavi. È un'opera più che altro, secondo me, dedicata ai suoi fan, dedicata a chi già lo conosce, dedicata a chi va diretto a comprare questo nome o questo qui sotto. Per gli altri utenti, per gli altri che vogliono provare a leggere qualcosa, perché hanno sentito parlare di Dylan Dog e Tiziano Sclavi, probabilmente questa pubblicazione non va per nulla bene.
è meglio rispolverare i classici di Dylan Dog o dove è possibile recuperare i libri di Tiziano Sclavi per vedere quello che è Tiziano Sclavi. Questo è un di più, è un qualcosa che Sclavi mette a disposizione dei fan per i fan, cioè questa è proprio una pubblicazione che secondo me non è assolutamente adatta al neofita. Per tutti coloro invece che come me amano Tiziano Sclavi, amano Dylan Dog, amano il Tiziano Sclavi anche fuori da Dylan Dog, quindi la parte autore di libri o di piccole graphic novel che avete visto anche di recente poco tempo fa, diciamo è un bel tuffo, è una cosa bella da avere, una cosa bella da portare. Quindi è una pubblicazione che mi sento di consigliare a tutti coloro che amano Sclavi, ma chi ama Tiziano Sclavi questa ce l'ha già, cioè se l'è andata a comprare sicuramente. Quindi il neofita magari se vuole provare assolutamente libero di farlo. Prezzo importante, pagine poche, molto poche, tanto pregne di Sclavi ma tanto difficili da far portare avanti per chi non lo conosce. Quindi luci e ombre, ma per chi, ripeto, è fan, questa è sua, davvero, è una pubblicazione sua. Quindi vediamo adesso a dicembre che uscirà il terzo volume, se non sbaglio, di Disegnato da Pontrelli. Io aspetto con ansia perché è una pubblicazione che mi fa piacere leggere. Ecco, questo è proprio quello che mi fa piacere leggere. Un Tiziano Sclavi che con una delicatezza e una mano che è la sua ti riporta un po' nel suo mondo, nelle sue ansie, nelle sue angosce, anche nella sua ironia per certi versi, e per me è sempre un bel viaggio. Quindi io questo biglietto l'ho pagato volentieri. Sta a voi scegliere, ok? Secondo me, se non avete mai letto nulla, non è un buon punto di partenza. Per tutti gli altri andate tranquilli, è Tiziano Sclavi al 1000 per 1000.